Ah, ma che mi stava arrivando il treno in faccia, regà. Adesso è il mio momento. Non si va al ballo della regina senza un'entrata a effetto. Molto bene. Ok, trovata. Novità hai? E ora gli inviti. Cosa dice qui? Le spade andranno depositate all'entrata. Ah. Freddy saprà cosa fare. Tutte le notizie. Rallenta. Così si fa. Ho capito, regà, ma la so trovata davanti, però. Ah, regà, c'è troppo traffico per i gusti miei. Rallenta ora. Ok. Ehi, calma. Devo girare qui. Bibi! Levete? Guarda questo se si leva, raga. Ma dovuto fare. Butta giù il coso. Ehi, ehi! Bene così. Bravissima. Ah, guai doppi. Ok. Perciò, ragazzi, sarà vestito per stupire. Sarà più veloce del previsto, allora. Perché sono 4 ricordi, ragazzi. Io non sapevo di aver cominciato già il primo. Vabbè. Vestito per stupire. Allora, me lo scrivo vestito per stupire. Oh! Ma chi è coso, regà? È Aberline! È Aberline! Credo. È vaffancina, regà, mi casca tutto oggi. Che splendida carrozza! Dove l'avete comprata, se posso chiederlo? Chiedi pure, Freddy, ma non otterrai risposta. Accidenti. Sono le sopracciglia. No, sì. I baffi. La faccia, la voce e tutto. Senti, ho un invito per il ballo reale di stasera. Come ci sei riuscito? Freddy, ci sarà un attacco, quindi devo portare all'interno le mie armi per prevenirlo. Supponiamo che io ti creda. Lì solo la guardia reale è armata. Quindi... Troppo facile. Per la miseria, Freddy. Va bene. Mi servirà un uniforme da guardia. Endola Pio. Sicuro? Contavo su di te. Però promettimi, Jacob, che poi renderai a Gladstone la sua carrozza. Ma certo. Sono un uomo di parola, io. Quanto è bello, madonna. Allora. 87 metri. Com'è possibile? Ah, ok, lassù. Lassù c'è sempre un Jacob che aspetta lassù. Ok, perfetto. Ma meno male, ragazzi, che ci hanno dato sto benedetto rampino. Io non so come avrei fatto veramente. E allora vai. Non mi piace, raga. Micio.
acciuffatelo! Notevole. Grazie, grazie. Sarà meglio nascondere il corpo. Dove lo metto? Ah, però lo posso mettere qua. È nascosto. Freddy, sto arrivando. Beh, è piaciuta sta tattica, raga. Eccomi a Berlin. Un uniforme, proprio come volevi. È ancora calda. È un regalo. Ti aspetterò sul tetto di Buckingham Palace. Come sei romantico. Oh mio Dio, raga. Queste sono molto veloci comunque. Oggi, stasera lo finiamo, ragazzi. Guardate come ve lo dico. Perché cioè, tu mi metti la pulce nell'orecchio e poi non mi fai vedere che cosa succede. Non esiste. Eccola. Che piacere rivedervi, Miss Fry. Vostra Altezza, i progetti dei restauri di Buckingham Palace sono perduti. Allora dovrete accontentarvi delle copie. Esistono copie? Dove? Non così in fretta. Prima ho una faccenda un po' più urgente. E il mio piano richiederebbe furtività e abilità, qualità che voi possedete. Esatto. Il tempo è tiranno, Altezza. Allora sbrigatevi, mia cara. Purtroppo i parlamentari più influenti sono ben oltre la mia portata. Ma queste persone hanno ordinato una carrozza per il ballo di stasera. Voi procuratemi una carrozza e noi porteremo i politici a destinazione. Per strada parlerò con loro e alla fine vi dirò dove sono i progetti. Siete un abile negoziatore. Uno deve esserlo per forza quando conta così poco. Ma no, ma Sua Altezza. Cos'è questa cosa? Sono un camaleontolo. Ruba. Eccola. No vabbè ragazzi, questa cosa la amo. Ma perché non l'ho presa subito? Cappero. Questo l'ho dovuto uccidere, raga. Abbiate pazienza. Rubare o questa o quella. Da che parte devo passare? Ah, dove va? Regà, devo andare piano. Commonwealth ha strappato il Punjab al mio popolo. Ha strappato, bensì conquistato. L'Inghilterra ha promesso di proteggermi. Ma privandomi del regno, il Parlamento ha violato il testo del trattato firmato dalla mia famiglia. Qui, leggete. Io non lo sapevo. Leggete, è tutto quello che vi chiedo. Siete così in pochi ad essere in grado di aiutarmi. Farò ciò. Confido che voi e vostro figlio verrete al ballo. È appena rientrato da Delhi. Lo informerò di questa faccenda.
sconcertante. È stato molto utile. E adesso? St. James's Park. Vedo che il signor Green non è con voi. Ho parecchie cose da fare. Ah, peccato. Siete una gran bella coppia. Lo sapevo. Beh, è questo il problema. Non lasciare che i sentimenti compromettano la missione. Sembrerebbe una citazione. Lo è. Lo è. Di mio padre. Ethan Fry. Lo conoscevate? No, purtroppo no. Ma il signor Green ne parla spesso. Doveva essere un grand'uomo. Lo era, Vostra Altezza. Come pure vostra madre, Cecily Fry. I vostri genitori erano compagni inseparabili. Insieme sono arrivati a sfidare il signor Starry. E si amavano, almeno stando a quello che mi hanno detto. Cecily, vorrei averla conosciuta. A quanto so dal signor Green, avete preso da lei il vostro acume, per esempio. Ecco. Papà non parlava di lei. Cosa ne sa il signor Green? Era piccolo quando mio padre lo addestrò. I bambini sono perspicaci, Miss Fry. Miss Fry. Mica stiamo a pettinare le bambolette qua. Vai. Di corsa. Mo. Di corsa. Parliamone. Buongiorno. Ma perché mi dovete fare... Cosa ci fate qui, Vostra Altezza? So bene quanto è prezioso il vostro tempo. E vi chiedo solo qualche minuto. Ma non è certo ortodosso, ma ditemi pure. L'Inghilterra doveva proteggermi, secondo il nostro trattato, ma mi ha privato del regno. E ho sentito che ora vuole stringere la morsa sull'India. Forse il Punjab deve tornare libero. La regina vi ha fornito una rendita per sa Dio quanti anni, e ora mordete la... Ma che è sto casino? Non è una questione di soldi. Non posso restare fermo a guardare la mia terra natia, che viene sottomessa al giogo straniero. Buongiorno. Dio vi benedica. Ne rimane soltanto uno. A casa dei Gladstone. Vi manca l'India? Ricordo il profumo di cannella di mia madre. Che come bello. Mi teneva tra le sue dolci braccia in piena estate finché entrambi non ci addormentavamo. Morti de gallo. Quando ho perso il regno. Ma non come quando l'hanno portata via. Buongiorno, signor Gladstone. Signor Singh. È arduo parlare con voi. So di che si tratta. I vostri trucchi sono inutili. Sua maestà è stanca di voi. Così venite a implorare soldi. No. Mi offendete, signore. La mia gente va liberata. È per questo che sono qui. Perché il Punjab è nostro? Ve lo spiego, Vostra Altezza. Siete così deboli, ingenui, privi di nervo. Sì, i Sikh vanno liberati, ma succederà solo sotto la guida di noi inglesi. Allora perché invocano il loro re? L'Inghilterra deve portare la pace. È un'enorme responsabilità. Estimo il vostro parere come quello del Parlamento. Ma governare l'India è un nostro fardello e non certo quello di un sovrano dimenticato che manca dalla sua terra da 20 anni. Scusate la mia franchezza, ma non posso certo mentire a un re. Pure? Vi auguro buona fortuna, Altezza. Spero di essere stato chiaro con voi. Più di quanto lo siate mai stato. Ma spero ancora di potervi convincere. Il mio popolo ci conta. Dove dobbiamo andare? Finita così? Grazie, Miss Fry, per avermi aiutato. Oh, di niente. Spero avrete successo, nonostante il signor Gladstone. Chi ha un grande cuore finisce sempre per soffrire. Come vostro padre, ad esempio. A quanto ne so, era un uomo estremamente triste, distrutto dopo la morte di vostra madre.
tipo di dolore può accecarci, portarci a mentire per proteggere chi amiamo. È ora che voi restituiate la carrozza e prendiate i progetti. Sono dentro Buckingham Palace. La regina li tiene fra le sue carte private nel salotto bianco. Buona serata, Miss Ivy Fry. E ci dovrà andare Jacob con l'uniforme, regà. Altezza. Ok. Bella sta carrozza comunque, regà. Ditemi quello che vi pare. Forza. Ora a me. Ecco. Qua è pieno di roba, regà. Regà, io mi aspetto che lei faccia una dichiarazione a Harry. Ho paura, regà. Spero di non rimanere delusa. Chi è questo? Oh. Ma guarda tu che lusso. Miss Fry? Affidagli le armi. Qui sono vietate. Perché non c'è andato Harry con lei? Pure signori. Presto diventerò primo ministro. Oddio. Cosa ci fa qui la mia carrozza? Oddio mio, che ride. Hai sentito qualcosa? No, erano le voci nella tua testa. Che simpatica. Dio, sono molto più piacevoli della tua. Ecco fatto. Non è vero? Quale devo usare, ga? Uso sempre Ivy? Ok. Ti prego. Raga, io voglio... Mannaggia. Devo trovare il frutto dell'Eden. Come vuoi. Io vado da Freddy. Questo... I progetti sono nel salotto bianco, che sarà chiuso a chiave. Il capitano di certo avrà la chiave. I movimenti di Ivy sono ostacolati dal suo abito. Stop this!
Cioè, a meno che a una certa, regà, non me strappo il vestito nel vero senso della parola, la vedo dura. Signora è con me. Vi ringrazio. Madame. Fa male. Fa male. Fa male. Cioè, vi rendete conto, raga? Basta dire fa male. Piano. No, raga. Il braccio. Devi stare zitto. Parli troppo. Piano. 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 E quella laggiù mi sa, raga. Piano. Il braccio. Devi stare zitto. No, raga. Il braccio. No. I progetti devono essere qui. Dove devo andare? Ok. Eccola qua. Lo sapevo io. Faccio. Dai. Jacob starà rubando qualche altra carrozza. Se non ha spinto per sbaglio la regina giù dalle scale. Addirittura. Dai. Ma non lo trattare così quel povero uomo. Oh. C'è una persona che voglio proprio farvi conoscere. Tu, ora seguitemi. Oddio, raga. Tu. Vabbè. Tu. Ok. Vostra maestà. Lasciate che vi presenti Miss Ivy Fry.
Siete voi l'ideatrice del disguido del signor Gladstone. È così? Vostra maestà, mi scuso per... La torta oggi è veramente una delizia. Divertitevi al ballo. Gliene può fregare di meno, regà. Devo proprio andare ora. Miss Fry. Mi concedete questa battuta? No! Signor Starlick, è stato bello, ma il gioco è finito. Ascoltate. Un, due, tre. Il tempo è un toccasana, Miss Fry. Cura qualunque ferita. Possiamo sbagliare un passo mentre balliamo, ma la musica finisce e poi ricomincia. Il punto è che la gente dimentica e poi ripete gli stessi errori giorno dopo giorno. La gente può imparare. Davvero? Non vedete che tutti ripetono gli stessi passi? Se un uomo ricordasse la musica e ne conoscesse il tempo, allora potrebbe davvero cambiare le cose. Adesso basta con... Questo ballo sta per finire. Presto il mondo dimenticherà la gente che è qui, in questo momento. E la rovina che avete portato su Londra. Ah, rovina? Al termine della musica, Miss Fry, il vostro tempo finirà. Ah. E il mio inizierà. Con la spilla dei Templari, regà. Sono Jacob. Porca vacca. Ah, già giusto. Ok, ok, non mi interessa. Eccomi, Aberline. Freddy, Starrick ha sostituito le guardie con i suoi uomini e le tiene in ostaggio. Le tue armi sono laggiù. Ok, recupero tutto, immagino, compresa la mia armatura. Bene. Uccido gli impostori e libero gli altri. Come? Se è impossibile distinguerli. Oh, che poca fede. Hai pochissima fede, Aberline. Abbi più fede in me. Assorata! Dove sta? Ho sentito, regà, ma non lo vedo. Ah. Devo trovare le vere guardie reali. E dove le trovo? Ah, ok. Almeno ho messo al sicuro mia sorella. Almeno quello. Ok.
capelli di te. Aia! Ok, molto bene. No, questo. Rox, abbiamo concluso. State fermi un momento. Va bene? Ok. Bene. Molto bene, ne mancano due, giusto? Ragazzi, abbiamo finito. Il segreto è che bisogna iniziare con il piede giusto. Oh! Oddio! Va tutto bene, mia cara? Posso forse aiutarvi? Detesto i balli. Questo è un problema, raga, ci ha fottuto la chiave. Ecco, la cassaforte è lì, vai. Tutto qui, niente piani. Non c'è tempo, ti raggiungo appena mi levo quest'armatura. Raga, non vi dico che mi sembra. Cosa fate? Vi sfrutto, ve l'avevo detto, ragazzo. Ma voi non mi ascoltate. E come faccio io, regà?
Ma come 3 minuti, regà? Non ci credo. Ti prego, dimmi che non è una boss fight a tempo, ragazzi. Io potrei dire tutti i santi del paradiso. Salva Jacob. Ma qui devo trovare chi mi salva a me. Come salva a lui? Dai! Aspettami, Jacob, sto arrivando. Tranquillo, fratellino, arrivo. Tempo di arrivare, arrivo. Ok, sono arrivata, fratello mio. Jacob! Caspio. Come faccio? 2 minuti. E come lo dovrei uccidere io, secondo te? Capito, va, vai, dai. L'ombra sarà presto lì. Aia. La sindone non sarà mai vostra. Voi. Sparagli, Ivi, sparagli, Madonna. Ho sprecato una cura, regà. Signor Sarrick, dovevate riportarmi a casa. Lasciate che rimedi al mio errore. Si rigenera. Si rigenera, ragazzi. Si rigenera. Io come faccio ad ucciderlo? Dai, vivi, 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 vivi. Corri, Jacob, corri, corri, corri. Ricomincerò. Vi ammiro. Avvicinati. Lascia la miseria, regà. Ah, famosa trafila. Oddio mio, raga. È come il boss finale di coso, di Unity. Mannaggia, chi so io. Dai, Ivi, alzati. No. Ma come faccio? Aia! E dai però! Ma perché mi fa ripartire sempre da qua, regà? È uno strazio! Allora, regà, io amo la Ubisoft per il lavoro che ha fatto con questa serie, però per quanto riguarda i boss, n'ha saputo fa una minchia! Non lo posso permettere, raga. No. Se la fa finire così, denuncio la Ubisoft, raga. Ormai siete in trappola, Starrick. È finito. Starrick. Il vostro regno è giunto al termine. È appena iniziato. Sì, sì. È l'ultima, raga. È l'ultima perché lui è quasi morto. Harry! Corri, Ivi! Dai, Ivi! Entro oggi! Jacob!
Gli abbiamo tolto adesso il mantello. Adesso. Insieme! Che meraviglia! Londra morirà senza di me. Sì, sì. Adesso state esagerando. Io volevo farne un paradiso. La città è del popolo. Voi siete solo un uomo. Ma sono il capo dell'ordine. Dei Templari. Lo eravate, signor Starrick. Lo eravate. Wow. Dai, Ivico, Harry. Non lavoreremo più in coppia. Meglio così, vero? Indosserai la Sindone e governerai Londra. Ciò che dà lo toglie a qualcun altro. E invecchieresti senza di me, somiglieresti a papà. Preferirei morire. Tu la indosserai? Ora che hai rimediato a tutto, al caos che ho combinato, non potrai competere. Jacob Fry che rinuncia. Chi ti ricatta? George? Non oserebbe. Mi sei mancata. Anche tu. Non possiamo ricominciare da capo. Non chiedo di meglio. Inizio a credere che papà non avesse sempre ragione. Harry! C'è tutto un mondo là fuori. Con Londra al centro. Forse non è al centro. Ho corso come un pazzo. Tranquilli, io tornerò sul treno. Non ho rovinato tutto. Al contrario, Harry. Oh, alleluia! Da oggi agirai sul campo, con me. Yes! La regina. Ah! Una carrozza. Bella idea, Freddy. Salve. Signora Aberline, prego. Vostra maestà. Miss Fry, vi conoscete già? Il signor Aberline afferma che voi tre mi avete salvato la vita. È tutto vero? Lo è, vostra maestà. Ivy Fry, venite. E voi? E voi? Lui no. Bello, maestà. Jacob Fry. E questo è il signor Harry Green. Signor Fry, signor Green, in ginocchio. Eh? No, vabbè. Ora siete tutti membri dell'ordine della giarrettiera. Grazie, vostra maestà. Se siete leali, come dice il signor Aberline, forse ci rivedremo. Il sergente Aberline esagera sempre, vostra maestà. Conto su di voi. Miss Fry? Maestà? Se ne volete un po', vi ho tenuto la torta. No, vabbè. No, vabbè.
Papà sarebbe orgoglioso. Dama Ivy Fry. Sir Jacob Fry. Gara fino al treno? Ci sto. Ecco. Wow! Wow! Se potessi darei 10, regà. Ci siamo. È sotto il palazzo. È ora di andare. Ah, ok. Il finale, ragazzi. Io avrei finito così, però. Portate subito la sindone al dottor Grammatica. Il Team Sigma è già qui. Troppo tardi. Cosa facciamo? Uccidere è di certo la scelta meno sensata in assoluto. Li uccidiamo. Ecco. Li vedo! Coprimi! Quel piccolo pezzo di merda voleva uccidermi, Berg! Galina, andiamo via, forza! Proteggetela, sparate a vista! Andiamo via, ora! Ho capito. Dimentica la sindone. Stai con me, Becky. Ti prego. Andiamo. Bel lavoro iniziato. Presto prenderemo la sindone. Abbiamo preso dei dati dal PC di Isabel prima che ci scoprissero. Te li mando. Ma che è quel coso? Dispiace. La sindone servirà a creare un nuovo clone? Oh no. Se si avvolge un corpo nella sindone, questa ne valuta i danni e poi ripara le sue cellule. Non si tratta di un clone, ma di creare un precursore da zero. Bingo. Il progetto Phoenix progredirà più veloce adesso. Chiamerò Alan Rickin per dargli la notizia. Sembra Natale! Ok. Ehi, sono io. Ho qui la sindone, ma ho paura. Non aver paura. Sei stata brava. Non ho paura di te, ho paura per te. Se qualcuno scoprisse che fai... Hai fatto la tua parte, mia servitrice. Io ti salverò. Io salverò tutti voi.
mi leggi la